Improvvisamente immagina di svegliarti ed iniziare a vivere la storia che hai sempre desiderato, quella dello straordinario che risiede nelle cose semplici, che è la sola che ti fa gioire del meraviglioso miracolo della vita. E questo è il senso del libro su Sannunzio sul Prizio, pubblicato per l'UPI Editore di Sulmona dallo scrittore Edoardo De Luca, il 27 dicembre del 2018, l'anno della canonizzazione del Beato Nunzio. Sannunzio sul Prizio è il sentiero della semplicità, è il titolo scelto dallo scrittore 25enne di Scafa che è già la sua terza pubblicazione. E nei libri finora pubblicati ha inserito aspetti religiosi e spirituali. Terzo libro, ma com'è nata questa idea? È nata in un pomeriggio eh, del mese di novembre del 2018 dove mi trovavo a Pesco Sansonesco. Improvvisamente sentì il bisogno di scrivere un libro sul Neosanto di un paese eh, vicino a quelli dove sono cresciuto. Eri già particolarmente devoto di, del Beato Nunzio sul prezio, Oggi Santo? In realtà no, eh, lo conoscevo come beato appunto, però sapevo davvero poco sulla sua vita. Eh, però c'è da dire che in quel periodo stavo vivendo un momento molto eh, stretto, personale con la spiritualità. Nel volume è riportata la testimonianza del miracolo ricevuto da Pasquale Bucci, il giovane pugliese che nel 2004, in seguito ad un incidente stradale, è rimasto in coma per 40 giorni. E I genitori chiesero al parroco della chiesa di San Domenico Soriano a Napoli di pregare per Pasquale. La chiesa di San Domenico Soriano a Napoli era la chiesa dove prima di Pesco Sanzonesco erano state conservate le reliquie di Nunzio Sulpizio. Ovviamente accettò di pregare e propose anche di inviare delle reliquie da mettere nella sala di rianimazione. Fatto questo, Pasquale pian piano iniziò a migliorare fino a guarire. Dove è possibile trovare questo libro? Il libro, oltre che eh, attraverso internet, attraverso le librerie, è disponibile anche presso il santuario di Pesco Sanzonesco e per questo ringrazio eh, Don Mauro Pallini che ha permesso ciò.